C'è un'imbruttita dentro, a fianco e vicino ad ognuno di noi. Va in sbattimento, pianifica, osserva e molte volte non conclude nulla. L'imbruttita è incoerente, contraddittoria e spesso metereopatica. L'imbruttita non è né lenta né veloce, è organizzata. L'imbruttita ha almeno 10 sveglie impostate sul telefono, che al mattino suonano ogni 2 minuti. L'imbruttita ha 1000 vestiti, ma non sa mai cosa mettersi. Presi online, accannato taglia, fanno anche cagare. Tubino, 300 euro, mai messo, erano fatto la ceretta. Figa, ma c'ha le renne, e dove cazzo vado con le renne? E alla fine si mette sempre le solite 3 cose. Vabbè, dai. L'imbruttita dà una sistemata alla casa prima che arrivi la donna delle pulizie. Per forza, se no poi chissà cosa pensa. Buro cacao l'ho preso. L'imbruttita ha 8000 cose in borsa, ma alla fine non trova mai un cazzo. Per l'imbruttita, qualsiasi superficie riflettente è un'occasione per controllare il suo look. E quando si fa i selfie, pubblica solo le foto dove è venuta da Dio. Brutta, brutta, sembro mia madre, ho doppio mento, grassa, obesa, brutta, brutta, bella. Bella, questa la posto, la hashtag, no filter. Beh, buona la prima, bellezza naturale. I love my life. Alla domanda come stai, risponde sempre. Domanda di riserva? Figa, è lunedì. Come sto? L'imbruttita riascolta sempre i suoi messaggi vocali. Facciamo che poi più tardi ti aggiorno. E poi dice: ma che voce ho? L'imbruttita, quando ha le sue cose, è nervosa. Ma si innervosisce ancora di più se glielo chiedi. Oh, ma dai, cos'è le tue cose? Perché? No. Che domanda è? Cosa scherzavi cosa? Poi nel 2018 abbiamo paura, ancora paura, di chiamarle mestruazioni? Ho le mestruazioni! Le mestruazioni, va bene, le ho, forse sì, forse no, non lo so. Mestruazioni. Per l'imbruttita, il parcheggio in doppia fila è di default. Bimba, mi sposti in mezzo? Scusa? Se mi sposti la macchina, così io vado. Sì, 2 minuti e torno, dai. Tanto voglio dire, cosa dovrai mai fare? Come devi fare? Sei dai. Emozionato, carino. Ciao, bello! L'imbruttita, quando invita le amiche a cena, parte sempre con buoni propositi. Allora ragazze, per la cena di questa sera pensavo hummus come antipasto, poi insalata di quinoa e vabbè, burger di salmone. Sembra tutto abbastanza healthy. Ma poi alla fine... Fatto bene a prendere la pizza, eh? No, scusami, ma ho avuto una giornatina che neanche te la so spiegare. Ma figurati. Poi è molto meglio di quella merda vegana, no? Che giornata. Ah, no, figa, devo lavarmi i denti. Ah, mi devo struccare. Ecco, non ho più sonno. Io metterò lo smalto. Cosa devo fare?